Thank you so much for that experience. Hey gente, bienvenidos, bienvenidas al cuarto informe sobre todo lo que pasa en la edición 37 del Festival de Cine Recuperado en Bolonia, Italia. ¡Francisco! ¡Francisco! Hoy para hablar de una película muy importante en la historia del cine y específicamente en la historia del neorrealismo italiano. Roma, Ciudad Abierta, se presentó aquí en una versión restaurada en un homenaje que se le hace a la gran actriz italiana Anna Magnani. Ella es la cara potente en contra del fascismo que tiene esta película. Las ciudades abiertas se declaran así cuando después de una guerra, quien tenía el poder en esa ciudad lo pierde. Los alemanes que hasta ese momento habían controlado la ciudad ya fueron derrotados, entre otras, por partisanos, que son las estatuas que tenemos allá atrás. De una ópera que ha la capacidad de resistir al espacio y al tiempo y que segna el inicio de una nueva época para el cine italiano, el neorrealismo. Un cambio di passo etico e stilistico che si propone di raccontare la società italiana del dopoguerra e che si fa testimone di un momento irripetibile nel quale le storie dei personaggi sullo schermo coincidono esattamente con quelle degli spettatori. La presentación estuvo a cargo de dos jóvenes que hacen parte de un movimiento también juvenil que participa en el Festival de Cine Recuperado y desde esa programación juvenil ellas resaltaron esta película dentro del homenaje a la gran actriz Anna Magnani. En una entrevista, infatti, Aldo Fabrizi, l'interprete di Don Pietro Pellegrini, racconta che durante la famosa scena del rastrellamento la produzione e l'equipe del film dovette proprio andare a rassicurare i passanti intimoriti dalle camionette naziste che stavano girando un film e che non fosse una situazione reale, no? Quindi vi era veramente questo clima di tensione ancora molto molto fresco. Però allo stesso tempo alcune delle storie raccontate nel film sono proprio tratte da storie, fatti reali. La storia di Don Pietro Pellegrini è per esempio modellata sulle figure di Don Pietro Pappagallo, sempre impegnato nella resistenza, e Don Giuseppe Morosini, che fu arrestato dalla Gestapo in seguito a delazione, fu torturato e fucilato il 3 aprile del 1944. E anche Pina, ovviamente il personaggio interpretato da l'incredibile Anna Magnani, è ispirato alla figura della popolana Teresa Gullace, che nel momento in cui accadevano i fatti era incinta del sesto figlio e fu torturata, fu uccisa da un soldato tedesco nazista perché protestava per l'arresto di suo marito durante un rastrellamento. Ovviamente è possibile citare la Magnani senza dedicarle ore e ore di discussioni. Comunque la Magnani con il ruolo di Pina diventa l'emblema di una nuova forma di divismo, anche se la parola è già stata usata molte volte, quasi di antidivismo, perché vi è questa unione inscindibile tra la persona reale, la Magnani, e il personaggio, quindi Pina. Infatti se ci si pensa bene l'attrice non assomiglia a nessun'altra nel panorama italiano se non nel panorama internazionale. Por favor escríbanos a elespejo@gmail.com y sigan viendo estas reseñas. Este trabajo es hecho con el apoyo de la Universidad del Magdalena y la beca Colfuturo. Desde acá, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine.